Beh, è stato certamente una bella partita da parte, insomma, si è fatto molto bene. Però, ecco, si deve continuare a far bene, ma quando si fa bene bisogna poi ottenere un risultato e quindi questo ci deve dare ancora più forza e, diciamo così, ci deve anche, c'è anche un po' più di rabbia, perché se si fanno delle buone partite, delle grandi partite, è giusto che il premio arrivi e noi vogliamo essere premiati per quello che abbiamo dato, quindi c'è certo così la consapevolezza di aver fatto una buona partita, ma siamo anche un po' arrabbiati perché il risultato non è arrivato e quindi questa rabbia deve venire fuori, anche questa rabbia deve venire fuori domani sera. Non mi interessa. Mister, a parte Pizzarri e il probabile ritorno di Zarate, prevede altri cambi, nuova formazione? Sì, sì. L'ordine che lo sa. Prevede il numero, non il nome. Ma no, ma voi dopo siete bravi sugli alberi o non so dove, quindi è questione di mezz'ora e poi dopo saprete, insomma, vedrete anche voi un po' più o meno quali saranno le scelte, anche se credo non saranno magari definitivi, perché come ho detto prima a un suo collega, valuteremo oggi sia Lichtsteiner che Matusalem, ecco, però voi avete la possibilità di scoprire. Due che si stanno bene giocano. Ma adesso vediamo perché. Grazie perché, per Bari, passiamo alla prossima domanda. Perché? No, ma perché penso sia giusto per la squadra quando si lavora a porte chiuse, proprio per l'attenzione, l'impegno che ci deve essere, e serve un po', diciamo così, di riservatezza, ecco, per fare meglio il proprio lavoro, come credo serva anche a voi. Quando voi volete scrivere o volete fare attenzione ad una cosa, non credo abbiate attorno a voi tante persone. Mister, abbiamo visto una Lazio in queste prime partite che sfrutta moltissimo la propulsione degli esterni. Steiner non sta benissimo, Polaro direttamente non c'è, al suo posto giocherà Rado, che è un giocatore dalle caratteristiche difformi. Ha pensato a qualche accorgimento, magari ad allargare il centrocampista, o semplicemente i sostituti eventuali per Steiner di questi due giocatori faranno lo stesso gioco che abbiamo visto fino adesso? No, con caratteristiche diverse, come ha detto lei, dovranno essere bravi a sostenere il gioco in attacco, dovranno essere bravi a fare il reparto con i difensori, quindi non cambia nulla, anche se, come ha detto lei, le caratteristiche non sono simili, però il fatto di allargare il gioco, il fatto di sostenere i centrocampisti e gli attaccanti in fase offensiva lo sanno fare benissimo anche loro. Ma allora, dal punto di vista del gioco, difficile ripetere una partita del genere, perché è stata proprio fatta ad altissima intensità e anche con grande qualità di gioco. Ripeto, quando si fanno queste prestazioni e non si raggiunge, ecco, un risultato positivo, si deve essere molto, molto arrabbiati, ecco, e quindi queste partite fatte bene ci dicono però che non bastano, quindi bisogna fare delle grandi partite, bisogna avere la rabbia e la determinazione costante per raggiungere il risultato finale, ecco. No, non credo, perché conoscendo i miei ragazzi non credo proprio che sia così. Però ecco, è giusto sottolinearlo questo aspetto. Diciamo così, sottolineiamo il fatto che quando si fa una grande partita, quando si spende così tanto, è giusto che ci sia poi il riconoscimento finale. Noi non lo abbiamo avuto e quindi questo ci deve dare ancora più forza per andare avanti e fare meglio. La sensazione, mister, comunque, al di là del fatto che non si può recriminare per le assenze, ma che la presenza di Sarace
si è visto ancora una volta che poteva essere fondamentale, soprattutto nell'auto di sinistra della Juve che ha sofferto tantissimo. Ma noi l'altra sera abbiamo avuto gli attaccanti che sono stati bravissimi nelle due fasi. Soprattutto Foggia è stato bravissimo a dare equilibrio in fase difensiva, ci permetteva di ripartire perché eravamo molti lì a centrocampo, ci faceva fare pressing, ci faceva ripartire, e quindi io parlerei proprio degli attaccanti che hanno giocato sabato sera, e questi hanno fatto una grande partita. Scusate, Ferraiolo. No, io oltre alla rabbia che ci deve essere, perché come ho sottolineato prima per tante ragioni, io sono convinto che vedremo la solita Lazio fatta di quelle qualità che fino ad ora abbiamo tutti sottolineato, che è l'attenzione, lo spirito di gruppo, l'organizzazione e la qualità dei propri giocatori. Quindi è questo quello che... Ma no, io vedo tanti aspetti positivi, ma dire che non manca niente non credo sia giusto, perché si deve sempre essere più bravi così, mi riferisco quando si inizia il gioco dai difensori, che ci deve essere magari più movimento, più smarcamento, ci deve essere magari più attenzione e più ordine nel coprire e nel fare pressing in fase difensiva, ma... Qui si parla proprio di, diciamo così, cose che verranno sempre più, andranno sempre più migliorandosi, credo. Mister, nel caso in cui non dovesse farcela Lichtsteiner, considerando anche la stagione di Scaloni, è possibile vedere Siviglia come terzino destro? Ma potrebbe essere una soluzione, come magari potrebbe esserci un altro tipo di soluzione, ecco. Adesso vediamo oggi. No, abbiamo già fatto delle scelte più o meno, come ho detto prima, vedremo Lichtsteiner e Mathusalem, però ora pensiamo alla partita di domani sera, faremo giocare quelli che stanno bene fisicamente, faremo giocare quelli che così ci danno qualità e equilibrio, poi dopo la partita di domani sera penseremo alla partita di domenica, che sarà una partita difficilissima, però prima viene la partita difficile. Quella di domani sera. Senta, prima ha fatto i complimenti a Pasquale Foggia per la sua abnegazione. Lei, vedendolo allenarsi tutti i giorni, lo avete convinto della possibilità di riconvertirsi in seconda punta di livello come di livello dalla destra, che è il suo ruolo naturale, dalla comunque? Ma Foggia anche l'altra sera si è alternato a fare il secondo attaccante e poi veniva a coprire anche sulla fascia, prima a destra e poi a sinistra. Quindi quando c'è grande disponibilità, quando c'è qualità, io credo che si possa, nel caso suo, lui possa ricoprire più ruoli. Certo è, non può fare il centravanti, ma tutti gli altri ruoli li può fare bene. Questa è la condizione di Rocchi? Rocchi ha fatto un esame ieri e probabilmente lui dovrà fare a parte le terapie, un lavoro differenziato, e poi vedremo, valuteremo, credo, con un altro esame lunedì prossimo. L'ultima domanda? Mister, scusi, con Zarate, se tutto chiarito, ammesso ci fosse qualcosa da dire, per sua stessa missione lui aveva preso molto male l'esclusione, anche se motivata, no? A mente fredda si è reso conto, ha capito che era meglio così? Non c'era nulla da chiarire, perché era già stato tutto chiarito, non c'era proprio nulla da chiarire. Ci mancherebbe che non l'avesse presa male. Beh, giocare contro la Juventus davanti a così tante persone, un impegno così importante, chi non vuole esserci? Vogliamo esserci tutti, quindi, ma proprio non c'era assolutamente niente. Infatti, io non le chiedo se a mente fredda poi lui ha capito, insomma, era meglio così. Ma io credo, ma è normale che lui diceva di star bene. Gli esami dicevano un po' il contrario, ma io credo che lui avesse piacere di giocare, ma ripeto, è giusto che sia così, perché lui diceva io mi sento bene,
ho piacere di giocare, però come vi ho detto i rischi erano molto alti, si parla del 30-40% di ricaduta, quindi questo ci ha fatto così frenare molto.